Signori e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti nel suggestivo scenario della Sala Zeus del Museo Archeologico qui di Agrigento. Grazie per essere intervenuti questa sera. Fatemi un altro applauso perché veramente è un momento molto, molto importante. È delicato per questo concerto di fine anno inserito nella stagione concertistica I Concerti del Museo, una stagione sotto la direzione artistica illuminata del maestro Onofrio Claudio Gallina, al quale facciamo un altro applauso, e che vedrà protagonista il maestro Pietro Ballo insieme ai solisti dell'Accademia Lirica del Mediterraneo, accompagnati dall'orchestra Accademia Filarmonica della città di Lugansk, diretti dal maestro Onofrio Claudio Gallina. Signori e signori, grazie, godiamoci questo momento e tanti auguri, a dopo. Complimenti maestro, complimenti per questa serata particolare dove protagonista, signori, è proprio la musica, che questa sera ha il dono magico di far apprezzare in maniera completa la bellezza del grande patrimonio artistico, monumentale e archeologico della Valle dei Templi. Un evento questo voluto grazie alla collaborazione, alla partecipazione tra il Museo Archeologico di Agrigento e il Comune. A questo proposito io volevo ringraziare il sindaco della città di Agrigento, l'avvocato Marco Zambuto, il direttore del Museo Archeologico, il professor Giuseppe Castellana, che invito qui accanto a me, e il vice sindaco della città di Agrigento, professor Massimo Muglia. Quindi io li gradirei qui accanto a me per un saluto veloce, per ringraziarvi per questa bellissima serata che state regalando qui a questo pubblico. Bene, intanto auguri di buon anno a tutti i nostri amici che ci seguono con veramente con amicizia, con amore e con passione. È un augurio di vivo cuore che io rivolgo anche al rappresentante della nostra città, il nostro vice sindaco, che rappresenta il sindaco che è impegnato altrove, ne parlerà il professor Massimo Muglia. E questa è un'occasione importante anche perché ho voluto anche regalare qualcosa di diverso alla città. Il maestro Onofrio Claudio Gallina questa sera dirigerà con la bacchetta che fu di Mascagno, una bacchetta d'argento,
e ce la porta il Toti Librizzi, che vorrei che si accomodasse qui con noi. Io vorrei poche parole, poche chiacchiere, gli auguri ve l'ho fatti di cuore, do il microfono all'amico Massimo Muglia per i saluti. Sì, anche io pochissime parole già in altre occasioni di questa magnifica, come dire, di questo magnifico programma di iniziative musicali che grazie al maestro Gallina e grazie a questa collaborazione tra il Comune di Grigento e il Museo Archeologico abbiamo. Certamente non possiamo non sottolineare come in questa magnifica cornice tenere di questi concerti che sono assolutamente straordinari per il valore artistico e musicale, per noi è un grande onore, un onore avere lei, maestro Gallina, che dirige questa rassegna che dà prestigio a questo museo, che dà prestigio alla nostra città e che realizza per gli agrigentini delle occasioni di elevato spessore. Noi siamo convinti che attraverso questa collaborazione continueremo, caro direttore, a regalare agli agrigentini di questi momenti e continueremo ancora per una collaborazione che possa portare in questa città capoluogo quello che merita. Noi stiamo facendo il possibile anche su altri piani, sul piano artistico, sul piano monumentale, sul piano del restauro. L'arte è importante l'arte musicale. Un pensiero, se mi consentite, alle tragedie greche che speriamo da quest'anno poter rappresentare nella valle. Riteniamo, e concludo sul serio, che questo capoluogo merita un elevato valore artistico e questo capoluogo merita di queste occasioni, occasioni che fanno città di Agrigento una grande città. Noi speriamo che in futuro questi momenti si possano ripetere. Grazie. Grazie. E adesso Toti Librizzi, presidente dell'associazione culturale La Casa di Colapesce, che ha avuto l'onore, che ha l'onore di detenere la bacchetta che è stata del grande Pietro Mascagni. Questa sera il maestro Onofrio Gallina avrà l'onore, il grande onore di dirigere l'orchestra Accademia Filarmonica di Lugash con questa bacchetta. Quindi facciamo proprio una cerimonia. Tanto le cedo il microfono per voler ringraziare e voler salutare il nostro pubblico. Buonasera, il mio nome è Toti Librizzi, sono il presidente dell'associazione culturale La Leggenda di Colapesce. Ho avuto in dono questa preziosa bacchetta da Sergio Mirabelli, direttore d'orchestra, e della soprano la mamma Elvira Galazzi. Naturalmente custodisco, vi potete immaginare con quale entusiasmo, questo cimelio e sono onorato questa sera per l'evento al Museo Archeologico di Agrigento con l'amico dottor Peppino Castellana di consegnare al maestro Gallina con tanto onore e piacere la bacchetta originale appartenuta a Pietro Mascagni. Grazie. Io volevo ricordare una cosa molto bella, perché per celebrare degnamente questo evento, di questa consegna della bacchetta che fu di Pietro Mascagni, ci sarà un evento per tutti gli amanti filatelici, un annullo filatelico di un bollo postale, mi corregga, di un bollo, giusto? Un annullo postale per celebrare degnamente questo evento molto emozionante e molto particolare, perché mi rendo conto, mi metto nei panni del maestro Gallina, che sicuramente questa sera sarà onorato davvero di dirigere l'orchestra Lugans con questo cimelio che è stato tra le mani di un grande maestro, Pietro Mascagni. Un grande piacere di avere il professore Corsini, autore dell'annullo, consigliere nazionale della filatelica appunto italiana. Un applauso va anche al maestro, al professore, di questa iniziativa bellissima. Benissimo, quindi maestro, noi possiamo iniziare. Io vi ricordo naturalmente gentilmente di spengere i vostri telefonini che possono disturbare la nostra
al nostro concerto, quindi vi ringrazio. Ringraziamo il direttore del Museo Archeologico, il professor Giuseppe Castellana, il vice sindaco della città di Agrigento, il professor Massimo Muglia, e il presidente dell'associazione culturale La Leggenda di Colapesce, Totti Librizzi. Grazie. E noi, maestro, andiamo a cavalleria, Cavalleria Rusticana di Mascagni, con il preludio e successivamente un'aria sempre tratta dalla cavalleria, interpretata dal protagonista pure di questa nostra serata, ovvero sia Pietro Ballo con Siciliana. Signore e signori, buon divertimento.